Ma vuoi che mi va a portare questo caffè? Chi me lo voleva portare questo caffè? Dice che, professore, c'è un caffè. Un è sto caffè? Ah, qua è il caffè. Vediamo che sapete fare. Grazie, grazie. Vediamo sto caffè. Siamo in questo con zucchero? E che è sto coso? E che è il caffè sto coso? Questa è una ciofeca, va bene? Buttatevelo per favore, come diceva la buona muzza di Totò, noi eravamo compagni di classe con Totò. Questa è una ciofeca, non è che è un caffè. Amante, e che? Il padre parroco l'ho mandato ieri, l'ho mandato il padre parroco. Non è qua, ce ne scivo un coso, un cartellino rosso e il padre parroco lo mandai a fare sa benedire. Professore, così oggi buonasera. Finalmente siamo soli, professore, e possiamo dire... Professore, buonasera. Quello è? Io, il parroco 2, la vendetta. Come? Magari lei c'è? Ma io c'ho un muso, magari a lei. Ma lei può pensare che nel campo televisivo manda via un conduttore e non ne arriva un altro? Ma sentissi, io cane non ho bisogno di conduttore per dire quello che devo dire. Lei che sta facendo? Lei che sta facendo? Professore, lasci stare. Questo non fa niente, questo è un impostore. Professore, non si distragga. Mi dica, mi racconti un attimino com'è andata questa storia del cartellino. Però lei mi sa che è un poco meglio però, dopo c'è parroco che c'era la volta scorsa. Certo, ne capisco. Lei è più. Il vice parroco, sì. Va bene. Praticamente io sto... Com'è andata questa storia del cartellino? Dov'è? Il mio collega dov'è? Perché non ci credo. Il suo collega, io l'ho espulso. Io l'ho espulso perché non mi piaceva, diceva bestialità, mi dava dell'incompetente. Ah, mi dava ha usato darmi dell'incompetente. Io non deve dare di finire l'accoltellamento, va bene. Allora ha fatto fuori. Bene, evitiamo spargimento evitiamo di sangue, spargimento basta il cartellino sangue. Rosso, ci basta perché già ieri lo abbiamo visto abbondantemente. Ma lei c'era la partita, professore? Certo che c'era io. E dov'era? Dov'era? Ieri io ero nella tribuna stampa. Ma io poi a un certo punto non l'ho visto perché più, perché professore. Perché io l'ho usato, diciamo, con parole, va bene, pulite. Non è che io disse mala parole. Non ho detto mala parole, non ne voglio caffè, per favore, levate. Lasciate non stare perché si innervosisce il professore. Io non ne voglio caffè, questo non è il caffè. Avanti. Non deve dare, va bene, che stava dicendo... On deve dare... Che stavo dicendo? Che stavo dicendo? Che stavo perché dicendo? Perché in tribuna stampa lei. Tutto un tratto non l'abbiamo posso più visto. Posso sapere tutto così io qua? On deve dare, ecco, va bene? Io non è che ci avevo detto all'abito qualche mala parola. Io avevo, diciamo, fatto i miei appunti in lingua italiana. E allora perché lo hanno cacciato? Mi mettaro fuori per insulto all'arbitro. E dove se n'è andato? A mania, a mezzo da... Va bene? Sono dovuto andare in mezzo ai Savoiardi, va bene? Come Savoiardi? In mezzo dove ai Savoiardi. Oh, bifera in campo, quindi Savoiardi dov'è? Che vuol dire Savoiardi? Che c'entra bifera? I Savoiardi ci sta dicendo io. Io ero nella tribuna dei Savoiardi. Ah, nei tifosi del Savoia. E lo hanno trattato bene, professore? Niente è successo, tutto a posto? No, non è successo niente. Ah, va piano, che è sto scruscio? Che non sento niente. Comunque, come le è sembrata la partita? La partita è stabile su qua, io, c'è pare sto cartellino, io l'ho tolto io all'arbitro. Ah, perché se non allora ha buttato questo, più fuori questo nessuno? Questo sta mettendo fuori a tutte pare. E prima stavo fuori ai giocatori. E prima stavo, e dopo stavo fuori, va bene, però all'allenatore. Però, professore, bisogna dire che era per la par condicio. È vero, è d'accordo a lei? Chi? Per la par condicio, non l'ha mai sentita dire? La par condicio. No, non è una parola che latina. È latino? Che cos'è? Par condicio, pari condizione di giocatori. Uno di una squadra e uno dell'altro. Certo, ma io ora, lo sa perché ci diceva lei? Senta, cazzo, stavamo a finire, io sto parlando. Professore, la scenografia in costruzione. Ci ho messo io un bello colpo di cartellino nella testa, va bene? E questo è troppo pesante. È troppo pesante, questo è il mio cartellino, va bene, vocabolario della lingua italiana. Lei lo conosce bene, vero, tutto, dalla A alla Z? Modestamente lo conosco bene. Stabile, non si può mettere, va bene, a buttare fuori a destra e a manca. Allora voi giocano a campo. No, ma manca non gioca più con la Cirale, professore. Manca non gioca più con la Cirale. Che manca? Ha detto a destra e a manca, non ha buttato né destra né manca. Guarda, su dubbio una volta c'è, e che è qua? È per il trattamento dei colleghi che fanno le interviste, quello. Sì, però lei non sa sediare, qua non si possono, non possono, va bene, continuare ad oltranza. È questione solo, di altre 28 puntate. Ma quando puntate. Vado a pensare sto studio? Fra 28 puntate sarà... Ah, fra 28 puntate, sì, allora non lei può stare tranquillo. Sto studio, su, a non venire, non e purtroppo mai. Siamo come tante cose che si fanno in Italia, che lentamente, qua, molto qua lentamente. Siamo, ma
Ah, ma Dio, ma adesso buttare ora queste cose. Lei qua non si distragga, vada avanti. Io non mi intanto, distraggo. Professore, tutto lasciamo stare, archiviamo la partita di domenica che ormai è andata. Ah, basta, è, andata. Come è finita tutto. La premettere va bene, se non era per mia, va bene, se non era per me. Il rigore non ce lo davano. Ah, quindi io è stato il suo intervento. L'arbitro durante l'intervallo, poi se a papà stesse. Avanti. Par condicio, lei parlava prima del par condicio. Rigore, il rigore a noi. Allora qua finisce che. Giusto, facciamo giusto. Disparità. Ah, almeno ha fatto una cosa buona, quindi noi dobbiamo ringraziare lei. Sempre. Dobbiamo ringraziare lei. Una perdita e un pareggio. Una perdita e un pareggio. Dobbiamo se sono sempre perdite, va bene. Certo, poi va male. Senta, ma il prossimo incontro con la Turris. La Turris è una squadra, veramente la Turris è una squadra, certo, una cosa così, va bene. La squadra della Turris. Non ma, è una cosa. Professore, no, Torre Archirafi. E lei Turris. Turris. E lei ci mette la S finale. Però sembra una cosa da Turri, sembra Torre Chirafi, se poi non ne viene Turris no. A lei. Professore, è Torre del Greco, lei ha fatto greco, ha fatto solo latino. Ah, Torre del Greco. Si chiama Turris. Turris, cioè. Lo so, una volta forse era una squadra che allenavo io, se non sbaglio. Ecco, perché forse dal suo nome è rimasto questo Turris, perché è il professore Salvatore Nicitra, quindi da Salvatore l'accorcio. Senta, vedesse che lei ha questo giapo, non so io che ci faccio questo giapo, no? Lasci stare professore, non si distragga. Comunque ce lo dà un pronostico per domenica prossima. Domenica prossima, visto che Turris va bene, una squadra. E se la sua squadra lei può fare qualcosa, visto che Turris. La squadra diciamo marittima va bene. Hanno aiuto avanti a furia va bene di pesca. Sovvenzionamenti, se ne vanno con peschereccio va bene. E portano dei sovvenzionamenti per la squadra. Allora domenica verranno col peschereccio. A Torre Chirafi arrivano con peschereccio. Ah, arriveranno col peschereccio. No, con l'autobus. Mi raccomando, io ci dico ai ragazzi della nostra squadra, un gol facetecelo fare. Mi sembra il minimo veramente cacciato a fare gol. Ma senta, durante la partita ieri abbiamo sentito il tifo per i giocatori che lei ci ha consigliato di far scendere in campo. Li chiamavano ad alta voce. A mia mi dispiace Pidi. Il pubblico ha detto delle cose sbagliate. Ehi, perché stavolta che? Per... ha finito tutti e due. Il pubblico ha esagerato a parlare, va bene, però io li ho buttati fuori perché avevo, va bene, li avevo messi davanti a un ultimatum. Ah, per questo li chiamavano allora durante la partita? Ma io perché... non c'erano. Io manco uno cambio fece l'asino. Ah, non li ha fatti entrare? Non li ho fatti entrare, manco nel campo. Ah, il mio ultimatum è stato categorico, o dentro o fuori. E loro hanno scelto fuori. Certo, fuori. Va bene, professore, il pronostico per domenica prossima? Quindi un gol ci facciamo fare e a origini facciamo noi. 5-1 mi sembra che può bastare, diciamo. Va bene, professore, grazie, professore. Prego.